Avete letto bene il titolo. Gli indirizzi IP sono finiti, ma non da ora, dal 2019. E perché faccio questo video adesso? Beh, nel 2019 ancora non avevo aperto questo canale. E poi anche perché nessuno fa niente. Ora cerchiamo di capire cosa significa quando si parla di IP depletion, ovvero saturazione degli indirizzi IP. Per chi non lo sapesse, un indirizzo IP è un identificativo unico che identifica un dispositivo connesso a internet. Questa è una cosa che molti, non lo so, sbagliano, si confondono. Un indirizzo IP identifica una connessione, non il dispositivo in sé. Essendo internet una rete incasinata, voi che state usufruendo di questo video, YouTube vi manda i miei bellissimi video in MP4. E come fa a trovarvi YouTube, che si trova da qualche parte in America? Tramite il vostro indirizzo IP. Ora, quando vi collegate alla rete, il vostro indirizzo IP viene assegnato dalla vostra compagnia telefonica. Ma alla compagnia telefonica, chi glielo dà? La Internet Assigned Number Authority, abbreviato IANA, è l'ente che si occupa della gestione degli indirizzi IP. Questo ente non assegna gli indirizzi IP direttamente, ce lo fanno loro, ma li dà a dei registri regionali che poi a loro volta si occupano ad assegnarle alle aziende che ne fanno richiesta. Esistono 5 registri regionali, come mostra questa mappa che ho preso da Wikipedia. La nostra regione è la RIPE NCC ed è quella che, come alle altre ovviamente, prende gli indirizzi IP dalla IANA e li assegna alle aziende come i gestori telefonici, almeno nella nostra regione, che è Europa, Middle East e Asia, se non ricordo male. Quindi riprende e li assegna, o meglio, li assegnava, come riportano loro stessi sul loro sito internet, il link lo troverete in descrizione. Il nostro gestore regionale RIPE NCC li ha terminati nel 2019. Tra parentesi, la IANA ha terminato i suoi indirizzi IP che poteva assegnare già nel 2011. Cioè, la IANA nel 2011 ha detto ai registri regionali: questi sono gli ultimi che abbiamo, fate quello che volete. Facciamo un conto molto approssimativo, quindi sbagliato, e poi vediamo perché è sbagliato, per rendere meglio l'idea. Un indirizzo IP è un numero intero a 32 bit senza segno, quindi è formato da 4 byte. 2 elevato alla potenza 32 fa poco più di 4 miliardi. Ad oggi, sul nostro magnifico pianeta Terra, siamo più di 8 miliardi. Quindi, a meno che prendiamo mezzo indirizzo IP a testa, non ce ne sono a sufficienza. Perché questo conto è sbagliato? I motivi tecnici li guardiamo fra un po' e mi focalizzo per il momento per i motivi demografici. Beh, banalmente non tutti utilizzano internet. Il conteggio della popolazione mondiale ovviamente tiene conto anche dei neonati, che spero che non gli facciano utilizzare internet alla loro tenerissima età. Ma anche se tutti usassimo internet, non tutti lo utilizziamo 24/7. Vabbè. E quindi gli indirizzi IP sono terminati. E quindi che si fa? Beh, se leggiamo bene il sito del nostro registro regionale, che ricordo che è la RIPE NCC, loro non potranno assegnare nuovi indirizzi IP, ovvero indirizzi IP che ancora non erano già stati assegnati in passato. Quindi, se io voglio aprirmi la FK Mobile e prendere degli indirizzi IP per poi assegnarli ai miei clienti per farli connettere a internet, vengo messo in una lista di attesa e attendere che qualcuno rilasci qualche indirizzo IP, almeno uno. E quando mi viene assegnato un indirizzo IP dal registro regionale, quanti indirizzi IP posso assegnare ai miei clienti? Beh, bisogna vedere. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, perché qua ci vorrebbe un video a parte, ci sono indirizzi IP che possono assegnare, anche se qua è sbagliato, ma fatemi passare il numero, solo 256 indirizzi IP, e altri che
che ne permette di assegnare più di 16 milioni. Tutto dipende dalla subnet mask, ma ripeto, ci vorrebbe un video a parte. Perfetto, abbiamo capito. Gli indirizzi IP nuovi sono finiti. Al massimo li possiamo riciclare. Ma è chiaro che questa situazione non è sostenibile. Ma una domanda lecita che mi possiate fare è: come siamo arrivati a questo punto? Quando internet è stato creato, e se non sapete com'è andata la storia, ho fatto questa bellissima serie che vi consiglio di andare a recuperare. Quindi, quando internet è stato creato, utilizzare 32 bit per gli indirizzi IP era fenomenale. All'epoca, quando è stato inventato appunto l'Internet Protocol, 4 milioni e cocci di indirizzi IP bastavano e avanzavano. Mica tutti utilizzeranno internet, si sono chiesti. Loro pensavano che solamente le università potevano utilizzare questa tecnologia di comunicazione. Ovviamente si sbagliarono. Internet è esploso e con l'avvento degli smartphone le cose sono peggiorate da questo punto di vista. Aggiungiamoci che agli albori dell'assegnazione degli indirizzi IP non c'è tutta questa, diciamo, gestione parsimoniosa, e quindi 5 anni sono passati dal raggiungimento della saturazione e non se ne sente parlare. Ok, non se ne sente parlare perché in passato ci sono stati dei rimedi. Infatti, nel 94, per mettere una pezza a questo problema, hanno inventato il Network Address Translation, abbreviato in NAT. Questa soluzione permette a molti dispositivi di usare un indirizzo IP pubblico. Cosa significa? Avete a casa vostra un router Wi-Fi? Ecco, quello significa. Il vostro router Wi-Fi ha un indirizzo IP pubblico assegnato dal vostro gestore telefonico, che potrebbe essere, che ne so, la TIM. Poi il router assegna degli indirizzi IP locali ai vostri smartphone, iPad, computer, insomma, quello che volete voi. Quindi, se in casa avete 18 dispositivi connessi alla rete, solamente il vostro router userà uno degli indirizzi IP pubblici e preziosi. A voi viene semplicemente assegnato un indirizzo IP locale. Senza questa soluzione, senza questa NAT, non avremmo più internet. E non voglio fare il complottista, è la realtà. Ma, come vi dicevo, NAT nasce come una soluzione a breve termine, una pezza al problema. E non lo dico io, ma la RFC ufficiale, che potete andare a leggervelo per conto vostro. Il link lo troverete in descrizione, se ovviamente non me lo scordo come l'altra volta. Ma quindi, se NAT è stato proposto nel 1994, appunto per mettere una pezza al problema, quindi si sapeva del problema? Certo che si sapeva del problema, lo si sa da 30 anni e in pochi fanno qualcosa. No, scusate, piccola precisazione, lo si sa già dagli anni 80, quindi prima che io stesso nascessi. Se devo mettere i puntini sulle i, una soluzione a lungo termine esiste, ma diciamo ancora ha difficoltà nel stabilirsi come standard. E quale sarebbe questa soluzione a lungo termine? Ne riparliamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e se state guardando questo video siete dei privilegiati che possono ancora godere di un indirizzo IP pubblico. Prima di proseguire, come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un like e se volete potete supportare il mio canale offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno offerto un caffè virtuale perché supportano questo canale.
Inoltre ho comprato questa nuova luce che ancora devo capire che colore mettere, quindi ho messo i colori in rotazione, così poi quando monto il video vedo quello che mi piace di più e dico questo sarà il colore che userò da qui in avanti. Altra piccola precisazione, questo video per via di cose di lavoro che si stanno accumulando in questo periodo è stato fatto leggermente di fretta, quindi alcune imprecisazioni sono state fatte di proposito per semplificare il discorso, perché non voglio fare un trattato sugli indirizzi IP ma sul fatto che loro stiano finendo. Altra imprecisazione, evidentemente ho sbagliato, quindi fate come fate sempre, massacratemi qui sotto nei commenti. E quindi proseguiamo da dove ci eravamo lasciati prima della sigla. E quindi qual è questa soluzione definitiva? Il modello di indirizzi IP che tuttora usiamo si chiama IPv4, cioè la versione 4. La soluzione definitiva sarebbe IPv6, che anziché utilizzare 4 byte ne utilizza 16. Con IPv6 ci sarebbero così tanti indirizzi IP che ne posso assegnare questo numero enorme che non so neanche pronunciare per ogni metro quadro della superficie terrestre, mari compresi. Le specifiche per IPv6 sono state definite nel 1998, esatto, più di 25 anni fa. Attualmente molti dispositivi come i nostri computer, i nostri router, usano sia IPv4 che IPv6 nello stesso momento. Questo perché non è possibile cambiare l'infrastruttura di tutta internet in una notte, quindi è necessaria una fase di transizione. Una fase di transizione che, come vi ho spiegato, è lenta. Ora, capisco che la transizione è lenta perché richiede modificare tutta l'infrastruttura di internet, ma non si stanno prendendo, secondo me, misure concrete e definitive. E questo perché, alla fin fine, internet funziona. State guardando questo video. Convertire tutta l'infrastruttura di internet mondiale per avere tutti i dispositivi che supportano IPv6 costa uno sbotto di soldi. Questo perché non è che dobbiamo cambiare solamente i nostri router di casa, ma di tutti quelli che gestiscono internet a livello mondiale. E perché spendere tutti questi soldi quando NAT funziona bene? E quindi quello che io penso, magari sarà sbagliato, quello che si dovrebbe fare è quella di prendere una decisione ai livelli alti, cioè ai piani alti. Se i governi si impegnassero a gestire questo problema, allora le aziende, tra virgolette, si impegnerebbero, o meglio, sarebbero obbligati a farli. Sì, perché la mancanza di regolamenti e politiche sull'argomento non facilita il cambiamento. Ora, io lo capisco benissimo che ci stanno in questo periodo le guerre, c'è stato il Covid, il cambiamento climatico, Trump che subisce un attentato, lo capisco, tutte queste sono tematiche importanti. Tuttavia, internet è il fondamento della nostra società contemporanea. Io stesso per lavoro faccio in media, quando mi va bene, 2 meeting al giorno da remoto. E quindi se l'Unione Europea è riuscita a imporre l'uso delle porte USB-C a Apple, allora anche questo cambiamento, secondo me, è possibile. Perché non siamo più nel 98, quando il problema della saturazione degli IP era nel futuro. Il problema c'è, ed è pure da 5 anni. E mettetevi comodi, perché questo articolo che ho trovato dice che IPv6 potrebbe sostituire IPv4 definitivamente, forse a partire dal 2030, se non addirittura di più. Benissimo, pinguini, scusate per questo rant in questo video, è da quando ho iniziato a utilizzare internet che sento parlare di questo argomento e di recente mi sono detto, ma poi come abbiamo risolto questo problema? Semplice, non lo abbiamo risolto, abbiamo solamente messo delle pezze per ritardare l'inevitabile. Grazie ancora per essere stati qui con me anche oggi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa storia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!